Benvenuti signore e signore, che dopo Castelli e Manieri giungono alla taverna del Drago Rosso, il crocifia dove si sollazza più non posso. E anche dopo aver finito di cantare, il mio invito a voi è quello di restare, perché tra carne, cervogia e meraviglie altre sì, io devo fare la pipì. Guardare. Tu, poeta, sì, hai idea di quanto fastidioso fosse il suono di fuori della tua voce, canzone, sì, sonetto, della tua voce? Il mio finissimo udito ha sentito perfino i tuoi denti digrignare, e lascia che te lo dica, il bruxismo è una pessima abitudine, dovrebbe contattare uno medico dentista. La ringrazio, però sai, io dovrei andare a pisciare, quindi forse è meglio se vado, eh. Come osi tu, marrano dai viri acuti e denti stretti, fuggire mentre ti sto parlando? Andare in bagno, okay. Io sono Lord Alester George Filippo Pelzepas, delle lande desolate di Ufuf. Ok, però io dovrei andare in bagno, quindi se mi lasci andare... Io sono colui che ha viaggiato per le terre proibite di Salernus Regio Calabrias per incontrare le ombre e assoggettare il demone Filippo, che ora vaga senza meta pagando cambiali. Lo conoscevo Filippo, una brava persona. Però io dovrei andare a liberare il Kraken proprio là dietro, ma... Ma soprattutto, Gaglioffo dalle terzine storte, io sono colui che ha prodotto una intera stagione Netflix teatrale senza l'uso dello politically correct. Me coglioni, lo ammetto, però io davvero dovrei andare in bagno, quindi se mi permette... Tu non puoi passare! Messeri, Sofia, non è questo il luogo nel momento per urlare e soprattutto far uscire Kraken dai pantaloni. Scusa, cazzo, è solo... Mi dispiace un cazzo, perché devi sempre fare bordello? Ma non sono stato io a far casino, è stata sua pipistrellanza, guarda lì che... Come hai usato chiamarmi? Fuggi, Sofia! Quel menestrello da quattro soldi non riesce a seguire delle semplici quartine e si permette di insultare il mio nome. Io ho un titolo nobiliare, provengo dalla famiglia del Pteropus Giganteus e pretendo mi sia portato rispetto. Ma non è il nome scientifico per dire semplicemente pipistrello? Sì. Beh, in ogni caso sono costernata, Lord, Alester... George? George. Victor. Victor? Felzebas! Sono molto dispiaciuta per quanto è successo col coltello. Ah! Allora è vero che non segue giusta metrica! Sì, ma non è questo il punto. Perché Cassandra? Perché tu e l'oste fate entrare certa gente, gente così, nella mia taverna? Così come? Così come se fossero tutti pacifisti e il cervello fosse l'unica arma dell'essere umano. Vabbè, ma siamo in pace, Lord Felzebas. Non me lo ricordare. Un tempo padroneggiavo poteri occulti. Comandavo truppe oscure e la mia magione si estendeva sulle montagne più tenebrose. E ora vi affitto questa taverna. E il fatto che mantenerla sia un vero salasso è qualcosa che ha a che vedere con la vostra razza o è... Sei molto simpatica, Cassandra. E se il mio cuore non fosse colmo della nera e gelida buia notte d'inverno, avrei riso di gusto. Wow. Magico. Beh, la vostra metafora è stata incredibilmente lunga ed esageratamente incredibilizzata. Però la guerra è finita tempo fa, il male l'abbiamo escluso dalla nostra vita, ci stiamo cercando di reinventare tutti quanti. Bisogna farsene una ragione prima o poi. Io mi annoio terribilmente. Sì, è vero, un tempo arrivare all'indomani era difficile e c'erano poche possibilità di sopravvivere, ma quanta adrenalina! Te la ricordi la battaglia delle piane desolate di Skeletor? Un intero esercito di vampiri comandati dallo sottoscritto in una ferale battaglia contro inglobiati lupi immaninari. Certo che me la ricordo.
Peccato che quella notte era scattata l'ora legale, voi vampiri vi siete trovati in pieno giorno in mezzo al campo di battaglia. I lupi sono tornati uomini e voi vampiri siete fuggiti via, giusto? Le cronache mentono! Davvero tanto! Anche perché noi vampiri non moriamo a contatto della luce del sole. Abbiamo solo la pelle molto delicata. Oh, davvero? Oh, allora, Lord Alistair, le devo presentare assolutamente una mia amica che prima fabbricava pozioni, adesso fa la dermatologa. E sa perché? Sa perché? Perché ci si è reinventata come abbiamo fatto tutti, senza lamentarsi. E va bene, accettare il futuro. Devo trovarmi un hobbit. Un piccolo uomo dai piedi. Non un hobbit! Un hobbit! Qualcosa da fare per far passare il tempo. Sperando che non sia più chiaro sangue di te. Oh, Cassandra, quello non lo facevo da tempo in memoria. Hai idea di quanto siano emancipate le giovani donzelle al giorno d'oggi? Sono talmente svegli che potrebbero essere loro a mangiare te. Una volta sono entrato nella camera grotta di una piccola giovane orchestra. Io vengo dal futuro e vi do un messaggio. Non fate la pizza all'ananas. Pace. Sarà fatto, piccolo hobbit. È buona con il sangue. Però quella piccola orchestra, ho temuto per la mia incolumità. Era così. Non ridere, Cassandra. È difficile essere un bellissimo figlio della notte buia. Ci sarà almeno qualcosa che potete fare a questo mondo, o no? Ad esempio alle paludi di tronco fetido hanno un gigantesco enorme problema con degli insetti giganti, e si sa che per dei grossi insetti ci vogliono grossi pipistrelli. Esatto. Saresti il titolo di tutti i contadini, ne sono sicura. E oltretutto vorrebbero scrivere delle gesta dell'uomo pipistrello. Non scherziamo, Cassandra. Solo a pensare a quello postaccio mi viene in mente il suo metifico odore. Però è vero che sempre più sovente stanno arricchendo le storie di questi eroi del nostro regno. Ad esempio, un po' di tempo fa è passato qui dalla taverna del Drago Rosso un giovane cacciatore di mostri con la chioma argentata. Hanno fatto 3 stagioni teatrali sulla sua storia, benché la prima stagione fosse perfetta. La terza non somigliava molto alla sua storia. Sì, magari un giorno potrebbero fare qualcosa anche su quello paladino che ha sconfitto il male, quel Marcus Nivaler. Beh, non sono una maga, i miei genitori lo erano, però sento davvero qualcosa nell'aria. Sai cosa non sento più io? Chi? Il poeta. Oh, cazzo! La taverna del Drago Rosso. Uno dei pochi luoghi che è esistito prima della Grande Guerra, è sopravvissuto ad essa e ancora oggi è in piedi. Si potrebbe definire un luogo di liturgico trastullo, ma proprio perché è così esclusivo, perché non renderlo più importante? Gli orchi hanno reinvestito i loro bottini e sono diventati assicuratori. Le ninfe hanno iniziato a posare per i giornali locali diventando modelli. Persino i coboldi, con quelle loro piccole manine, sono diventati chirurghi e sono diventati plurimilionari. Fino i demoni con i loro fisici possenti hanno investito su loro stessi e sono diventati influencer e promoter di palestre e alimentazione. Ma non noi, non qui. Qui facciamo entrare fate ubriache, incantatori ubriaconi, guerrieri disoccupati e poeti illibati! Scusi, è che mi sembrava il momento adatto per finirla con effetto, ma non mi è proprio venuta bene. No, per niente. Comunque, la presenza passa, mi permetto di dire che questo non è soltanto una taverna e un luogo commerciale. È molto, ma davvero molto più.
Hai la mia attenzione, giovane locandiera dalla chioma infuocata. Dopo l'eterna pace, i clienti sono aumentati a dismisura. E io e Agra ci stiamo spaccando le ossa per mandare avanti questa tabella. Ma quando lo facciamo, siamo felici. Perché non è un posto dove ci sono soltanto clienti. Di tutte le razze. È molto, ma davvero molto. Potrebbero entrare uomini, centauri, tipi, qualsiasi cosa. Perché camminiamo tutti sulla stessa terra e guardiamo tutti le stesse stelle. Non siamo così diversi dopo tutto, Lord Arcetti. Soprattutto dopo la grande guerra che tanto ci ha divisi. Qui ci stiamo reinventando. E direi che questo è un posto dove tutti si possono sentire bene. E a proprio altro. È questo che siamo noi taverna. Ed è questo che facciamo alla taverna del Drago Rosso. Ho 431 anni, Cassandra. E nessuno mi ha mai fatto sentire così. Sento dentro di me un tenue tepore. È gratitudine. Ed io ti ringrazio per avermi fatto aprire gli occhi. Ma questo non comporterà uno sconto sullo affitto. Il 30 del mese si avvicina. Dillo a quel burbero di Agravel. Siamo al 2. Certo, sì signore. E ora credo che andrò al bancone a degustare un cocktail aromatizzato dal sangue di cacatua. È offerto dalla casa, immagino. Ovviamente. Poeta! Allietami della tua presenza. Ah, arrivo! Ma prima, cosa stracazzo è successo in bagno? E niente! Perché ci hai messo così tanto tempo? E che sono andato su in bagno, no? Poi ho fatto pipì, come al solito, tranquillo. Poi, mentre me ne stavo uscendo, mi è passata una mosca davanti il naso. Ho starnutito, mi si è bloccata la schiena. Sai, al colpo della strega sono rotolato giù perché i bagni qua dentro ti mettono dietro gli alberi. Lei è il proprietario, ma non lo so io. E niente, mi ha trovato poi lei. Ero in condizioni oscene, guardi, non ne voglio più parlare. Terribile giornata. Stupefacente. Desumo che sia il caso di bere qualcosa per dimenticare. E? Andiamo. Offre lei? Offre la casa, idiota. Andiamo. E questo, miei cari avventori, è una delle tante avventure che passiamo qui alla Taverna del Drago Rosso ogni giorno. Non troverete soltanto cibo speciale o bevande dai nomi stravaganti. Troverete un mondo intero ad attendere. E noi saremo qui ad accogliervi a braccia aperte. Benvenuti alla Taverna del Drago Rosso! Piacere di seguire il progetto, potete trovare cercando la Taverna del Drago Rosso su YouTube, dove troverete tutti i video che staremo facendo in questa fiera, nelle altre fiere, troverete i vari trailer che abbiamo fatti dal nostro grande regista. Un applauso al regista. Avrete anche la possibilità di trovare un link sul quale, se vi può far piacere, fare una piccola donazione per arrivare al budget per lo sviluppo del primo episodio. E con questo è tutto, ci vediamo domani sempre alle 13:30 qua. Ancora un applauso e grazie a voi per essere venuti qui. E adesso a bere, paga Ugravel. Agrabe! Ciao, ubriaco! Ho bevuto un po', non è che ho bevuto così tanto! Vieni a te!